Cavaliere, quale contributo alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano può dare la Federazione dei Cavalieri del Lavoro? Beh, la Federazione dei Cavalieri del Lavoro sono un po' l'espressione dell'aristocrazia del capitalismo e è loro dovere di fare questo aiuto alla cultura. D'altra parte, la cultura e lo sviluppo economico sono un po' due facce della stessa medaglia. Quando c'è cultura c'è anche sviluppo, quando c'è sviluppo economico fioriscono tutte le grandi costruzioni architettoniche e i capolavori della cultura. Perciò la cultura è legata all'economia e alla capacità di fare sviluppo. Fare sviluppo nella cultura e fare sviluppo anche nell'attività industriale e così viceversa. Per questo per i cavalieri è un impegno quello di poter fare qualcosa per redistribuire nella cultura i vantaggi che loro hanno avuto nell'economia. Quale spazio è riservato ai privati nel mondo della cultura? Guardi, noi qui in Italia siamo piuttosto handicappati nel favorire la cultura. Posso dire che personalmente ho fatto una mostra anche molto importante e molte altre iniziative culturali, ma non ho avuto nessun sostegno e neppure nessuna agevolazione fiscale. Oggi le cose pare che stiano cambiando in Italia con l'intervento dei Franceschini in questo senso. Forse dovrebbero essere più radicali, per quando si fa un contributo alla cultura, per esempio a un museo o a qualcosa di veramente concreto, avere l'agevolazione di non considerare quella quota destinata ai musei come reddito, ma avere la deduzione dalla dichiarazione dei redditi, per dire.